aperte le virgolette, Diego Fusaro, sei un leccaculo, chiuse le virgolette, by David Parenzo. Sì, ebbene, la notizia la leggo qua, io la leggo. La leggo qua, la notizia è pubblica. È scoppiata una lite feroce tra Diego Fusaro e David Parenzo sulla questione degli ascolti televisivi. Fanno a gara a chi è ascoltato di più. Vabbè, David Parenzo, tieni presente che Diego Fusaro ha Vox voce, ha voce in capitolo. E però, caro David Parenzo, tu hai rivelato al pubblico italiano, che Diego Fusaro ti scriverebbe dei messaggi privatamente con i quali ti chiede di fare delle comparsate. Cioè, da quello che io leggo qua, da quello che io leggo e che poi lo metto come linea di assunto di questo video, sembra che tu, David Parenzo, tu abbia ricevuto delle lettere da Diego Fusaro, con le quali lettere Diego Fusaro ti supplica di farlo apparire in TV. Io non so quali poteri tu abbia, David Parenzo, e mi meraviglio pure che il potentissimo filosofo Diego Fusaro venga tacciato di una tale situazione. Io voglio vedere cosa succede se tu, David Parenzo, ripubblichi i messaggi di Diego Fusaro, perché tu gli hai detto pubblicamente a Diego Fusaro, tu, David Parenzo, hai detto pubblicamente a Diego Fusaro che è un leccaculo, è un leccaculo. A me questo non lo può dire nessuno, a me questo non lo può dire nessuno, perché io non ho mai chiesto a nessuno di apparire in TV. A me basta di apparire qua sulla mia web TV on demand, qua su YouTube. E su YouTube io ho circa 14.000 abbonati, ho più di 10.000 video, ho quasi 10 milioni di visualizzazioni. Io non devo chiedere a nessuno. E qua invece sembra che Diego Fusaro abbia scritto a te, David Parenzo, ti abbia scritto per consentirgli di apparire in TV, non so dove. Comunque io la notizia di cui sto qua parlando la metto come linea di assunto di questo video, così chi non la conosce ora la viene a conoscere tramite Serafino Massoni, il quale Serafino Massoni è stato professore di filosofia e storia nei licei, poi è stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, poi ha scritto tutte queste belle opere e adesso ha quasi 80 anni e c'ha pure una bella pensione di tipo di dirigenziale, perché ha sudato tanto facendo il professore di filosofia e storia di licei e poi facendo per 25 anni il preside di ruolo nei licei classici e scientifici. Ho versato tanti contributi, per cui ora c'è una bella pensione. Ok Diego Fusaro, ok David Parenzo, io vi voglio bene a tutti e due, ok, però io sono curioso di leggere i messaggi che Diego Fusaro avrebbe scritto a David Parenzo, perché David Parenzo ha detto tu Diego Fusaro sei un leccaculo. E io che vergogna, se io fossi Diego Fusaro mi sprofonderei sottoterra. A me che io sia un leccaculo non me lo potrà mai dire, non me l'ha mai detto nessuno e non me lo potrei dire mai nessuno. Ok cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni, ok.